Ma no, anzi, io chiedo semplicemente una cosa. Fino ad ora perché c'è stata tanta corruzione sulle grandi opere? Perché si derogava alle leggi e si facevano delle procedure poco trasparenti in capo a poche persone. Il problema è l'animo umano in Italia. Se non si creano delle procedure di controllo e di trasparenza, chiunque mettiamo lì, anche un superuomo, finisce per cadere nelle solite logiche se gli diamo degli strumenti in deroga. Io faccio un esempio sul Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle non ha mai creduto di essere fatto da superuomini, ma si è dato delle regole. Tagliarsi lo stipendio, massimo due mandati, serve a stare lontani dalla logica del poltronismo politico. Lo stesso vale per la corruzione. Se lo sblocca Italia avesse coinvolto i cittadini italiani nel controllo dei lavori delle grandi opere, oggi noi saremmo felici. Se invece Renzi ci dice per fare prima io faccio decidere a meno persone in deroga alla legge, beh, non ci dice quello che è successo negli ultimi 20 anni, e lui può fare anche prima. Ma può fare prima ad avere più corrotti, può fare prima ad avere opere incompiute, ma non farà sicuramente prima a completare l'opera, e l'Expo e il Mose lo dimostrano.